In questo secondo video sull'iDrive vedremo quali sono le diverse opportunità di utilizzo, ma soprattutto come si va a montare e a smontare il sistema di propulsione su una carrozzina, a partire dal gruppo motori, dalle batterie e dalla ruota antiribaltamento. Quindi in generale qual è la gestione del sistema collocato sulla carrozzina. Il sistema è costituito da tre elementi. Il primo è il gruppo motori, che comprende la centralina e il joystick di controllo. Il secondo è la ruota antiribaltamento e il terzo è la batteria al litio. Questa tipologia di batteria ha il vantaggio di avere un'autonomia, di dare al sistema un'autonomia complessiva di 15 km e leggera, quindi ne va a giovare quella che è la trasportabilità del sistema, può essere trasportata in aereo e ha il vantaggio di poter ricaricare più volte e con tempi di ricarica brevi. Uno dei grossi vantaggi del sistema iDrive è proprio la semplicità con il quale i tre elementi si vanno a posizionare e togliere dalla carrozzina. Quando il sistema non mi serve e non è montato sulla carrozzina, l'unico elemento accessorio sono le due barre di fissaggio del gruppo motori. Quindi la carrozzina mi rimarrà con l'assetto con la quale l'avevo acquistata. E quindi non ho barre di fissaggio, non devo cambiare le ruote, i perni e la posizione dei freni, ma tutto rimarrà così come era stato configurato. Per montare il sistema di propulsione sulla carrozzina, prima di tutto bisogna posizionare il blocco dei motori. In questa fase è importante prendere come riferimento i due perni rossi, inserire le batterie nella slitta, posizionare il joystick ed infine la ruota antiribaltamento. Una volta posizionato gruppo motori, joystick, batterie antiribaltamento, per andare ad attivare il sistema basterà posizionare in avanti queste leve nere. Ce ne sono due da entrambi i lati. Una volta fatto questo, si accenderà il joystick e si andrà a movimentare la carrozzina. Al contrario, invece, per rimuovere il sistema partirò dalla ruota antiribaltamento, dalla batteria. Toglierò il joystick, sgancerò le due leve e andrò ad estrarre il gruppo motore. Questo è l'iDrive, quindi un sistema estremamente versatile, semplice da gestire, che permette di elettrificare una carrozzina manuale. Quindi laddove si hanno difficoltà per affrontare percorsi lunghi, si può avere il supporto dei due motori e quindi percorrere anche salite, dislivelli, discese importanti e avere il supporto di una propulsione elettrificata.